Giocattoli pericolosi? Capi di abbigliamento con etichette incomprensibili? Occhiali da sole privi di schermo? Prodotti elettrici a rischio? Anche la Camera di Commercio di Firenze corre in aiuto attraverso attività di controllo e vigilanza finalizzate alla tutela sia delle imprese che dei consumatori. Il principio ispiratore è: il mercato funziona se è regolato e se i vari attori rispettano le regole. La regolazione del mercato rappresenta infatti una garanzia non soltanto per i consumatori, ma anche per le aziende. La sicurezza costa e l'imprenditore che non spende in sicurezza falsando le regole del mercato compie un atto di concorrenza sleale. Le Camere di Commercio si occupano di sicurezza dei prodotti, prodotti non alimentari stiamo parlando, e in particolare attenzione viene posta sulla sicurezza dei giocattoli, per ovvie considerazioni dell'utente, che quindi è un bambino, e sicurezza delle calzature, etichettatura dei prodotti tessili, dispositivi di protezione individuale, e però diciamo che la nostra attività di controllo e di vigilanza si estende anche ai metalli preziosi e agli strumenti per pesare, per misurare, cioè a quello che si chiama metrologia legale. Siamo stati la prima Camera in Italia a avere un servizio proprio dedicato alle attività ispettive in generale. E attualmente ci sono 5 ispettori che sono dedicati esclusivamente a quello e che quindi sono quotidianamente sul territorio per effettuare attività di vigilanza. Per noi che siamo un'impresa che produce tutto in Italia, l'attività ispettiva della Camera di Commercio è molto importante e anche molto utile. Perché onestamente nel nostro settore avere dei controlli curati e precisi è fondamentale. Noi cerchiamo di impegnarci quotidianamente nel rispetto delle normative, però sul mercato si trovano anche tanti prodotti che non sono a norma. Le attività di vigilanza ormai hanno assunto un rilievo comunitario e noi ogni anno ricaviamo dal registro imprese, questo grande database, una serie di nominativi da sottoporre a controllo. Le normative sono tante, tutte ovviamente fondamentali. Noi abbiamo adottato il modulo A come prescritto dalla decisione 768 del 2008, prevede controllo costante e quotidiano rafforzato su quei materiali che riteniamo più critici. Ultimamente, per esempio, c'è stato appunto il PVC morbido. Il PVC morbido può contenere ftalati. Quindi queste sostanze sono dei plastificatori, quindi rendono la plastica morbida, potrebbero emigrare e quindi rendere non buono il materiale. In ambito nazionale italiano, su più di 10.000 prodotti controllati, la percentuale di conformità ha raggiunto l'89%, quindi diciamo che il nostro mercato è un mercato abbastanza attento alle regole di sicurezza.